No, veramente io non sono al festival, sono venuta per piacere Rai 1. Vabbè, ma comunque Sanremo ospita sempre molti personaggi dello spettacolo nel periodo. Sì, tutti gli spettatori, e mi auguro che sia un bellissimo festival, perché Sanremo è veramente una vetrina che non si deve perdere e penso che la qualità delle canzoni sia ottima e devo dare un giudizio solamente dopo che l'ho visto, perché... Quest'anno ha detto Ragozzini che è un Sanremo di transizione, l'anno scorso c'erano questi grandi nomi di cantautori, invece quest'anno, insomma, di meno. Beh, non importa, voglio dire, ci sono anni in cui i grandi cantanti se la sentono di presentarsi e anni che non se la sentono. Certamente il fatto di rimettere in moto la gara ha tolto le speranze a qualcuno, comunque gli ha tolto la voglia di rischiare, per cui praticamente non hanno accettato per quello. Tu fai sempre partecipare la gente, voglio dire, ai programmi, no? Da telefono o magari anche in un altro modo. Come mai non partecipi a Sanremo? Ti fa paura la gara? Come cantante? Ah, ne avrei terrore. Sì, sì, sarebbe una sfida bellissima, ma troppo forte. Una volta anche per provarci. Sì, ma non si sa mai, però per adesso non ci ho mai pensato. Hai presentato sempre programmi di successo, perché Sanremo mai non ti è stato mai proposto o perché non sei stata mai disponibile a dire di sì? No, non ho mai detto di sì a Sanremo perché penso che il presentatore sia sempre un po' il bersaglio del malcontento di Sanremo. Le attenzioni sono su di lui, sì. La responsabilità di tutto è sua. E se il festival va benissimo, invece il merito è tutto dei cantanti. Per cui praticamente te per presentare Sanremo devi andare a non rischiare, devi stare molto molto attento. E non ho mai avuto lo slancio di dire lo faccio.